Volevo indossarla questa. Volevo indossarla, ma in realtà non la voglio più mettere. La voglio tenere qua per ricordo più che altro. I Lakers sono campioni NBA. Ebbene sì. Ebbene sì. E non a caso comincio il video con la maglietta di Kobe perché mi sembra essere stato chiaro, palese e proprio visibile a chiunque che i Lakers avessero in mente una e una sola cosa nella seconda parte di stagione, così come nella prima, subito dopo il fattaccio, quello che è successo a gennaio, ovvero vincere il titolo per onorare la memoria di Kobe. Ho sentito in tanti dire: ma basta, siamo stufi, lasciatelo in pace, lasciatelo stare dov'è, non tiriamo sempre in ballo la cosa, e sono d'accordo, sono molto d'accordo, però forse è colpa più dei media, questa qui, perché penso che la volontà di onorare la memoria di un campione come Kobe per la squadra Lakers, organizzazione Lakers, sia solo che positiva. Non fai 1, 2, 3 Mamba, non citi il Mamba nei discorsi di metà partita, di fine partita, di inizio partita, non metti il tiro della vittoria in una gara delle finali di conference e urli Kobe per i media, o per i like su Instagram o per qualsiasi altra cosa. Lo fai perché ti viene, perché c'hai il tarlo, perché sai che sei in missione. E i Lakers quest'anno erano una squadra in missione. Lo erano per la revenge season di LeBron, lo sono diventati per Kobe, ovviamente per Gian e per tutto quello che è successo da gennaio in poi. E quindi sì, benvenuti in questo nuovo video in cui, come sapete, parliamo sempre ogni anno, lo facciamo ormai da almeno 4 anni, credo, questo video, facciamo la review dell'NBA Finals 2020, prime, uniche, forse si spera anche all'interno della bolla di Orlando, quindi senza fattore campo, senza pubblico, se non contate i familiari dei giocatori e pochi altri, delle Finals che si sapeva sarebbero state strane. Ma belle, e belle lo sono state effettivamente. Rimarrà per sempre ovviamente un asterisco su questo titolo. Ho fatto un hashtag, ma intendo asterisco. Positivo? Negativo? Non lo so. Ditemelo voi nei commenti. Io lascio solo un asterisco, sinceramente, perché non si può, cioè, oggettivamente non si può considerarlo un titolo normale. Non in senso negativo, assolutamente. Non lo si può considerare un titolo normale, perché è stato giocato in condizioni del tutto al di fuori della normalità. Ciononostante, non è un titolo che vale di meno. E non lo dico da tifoso Lakers, sono contentissimo di poter dire che i Lakers sono campioni da dopo un decennio esatto, 2010-2020. Lo dico perché comunque le partite vanno vinte lo stesso, la fatica, gli allenamenti, le preparazioni, le cose vanno fatte lo stesso, superate le difficoltà, bisogna superarle lo stesso. È un titolo come gli altri, è un titolo come gli altri, però c'è l'asterisco perché è stato giocato in una situazione molto molto particolare. Io voglio iniziare innanzitutto a fare i miei veramente più sentiti complimenti, clap, quel cazzo che volete, i Miami Heat hanno fatto una stagione dei playoff soprattutto incredibili. È rammarico gigantesco anche a tifoso Lakers, ma qui sto parlando da oggettivo, no? Per parlare con voi di quello che ho visto, abbiamo visto assieme, visto che ho fatto la reaction a quasi tutte le partite, su Twitch, link in descrizione assieme a voi, ovviamente. È stato veramente un peccato in gara 1 vedere andare giù Dragic, poi Adebayo, adesso non mi ricordo l'ordine, e anche Butler, chiaramente con quella scavigliata non era al 100%. Mi sarebbe piaciuto molto vedere Lakers vs Heat al pieno delle loro possibilità. Anche perché queste due vittorie degli Heat, una è merito quasi unicamente di Jimmy Butler per la partita leggendaria che ha fatto, quel quarantello canestro fuori di testa, giocatore ormai anacronistico perché effettivamente è uno che tira tantissimi mid-range, anche dal post-up, attacca in post basso tante guardie che non sono della sua stazza. Insomma, non tira molto e non gli piace molto, non segna molto da tre punti, è un giocatore ormai anacronistico, però tant'è, gli ha fatto un culo come una capanna ai Lakers. E insomma, mi dispiace non aver visto il full potential del Miami Heat, anche se l'abbiamo visto comunque contro Bucks e Celtics. L'avrei voluto vedere anche alle Finals. Sarebbe cambiato il risultato? Il risultato finale, secondo me, no. L'andazzo della serie, sicuramente sì. Dall'altra parte dei Lakers, non belli, perché sicuramente non ha vinto il titolo una squadra come i Warriors, che sono belli da vedere giocare, wow, che tiraggio, oh, che bella azione. No,
come un po' tutte le squadre di LeBron, e questo l'avevo già detto in presentazione, non è proprio il gioco spumeggiante. Poi mettiamoci un Danny Green che ha giocato con la casacca sbagliata, mettiamoci un Markieff Morris che stava per fare un J.R. Smith parte 2 in gara 5, mettiamoci Kuzma che è del tutto non pronto a questo livello per le NBA Finals, mettici Caldwell Pope che è una partita sì, una partita no, anche Anthony Davis che si fa male, bla bla bla. Insomma, è stata una sofferenza vedere giocare questi Lakers. Se avessero giocato tutte le partite come il primo quarto di gara 6, sarebbe finita 4-0 più 20 tutte e quattro le partite. Ma è chiaro che questa cosa non si può fare. Se gli Heat avessero giocato sempre come gara 3, avrebbero vinto 4-1 gli Heat. Ma ovviamente questi discorsi non stanno né in cielo né in terra. L'MVP delle Finals si è portato LeBron James, che tra finali e playoff ha rotto una sequenza di record che se sto qui a leggervi facciamo un video di mezz'ora, quindi basta che vi andate a cercare. Per chiudere è diventato il giocatore con più partite nella storia dei playoff NBA, l'unico a vincere l'MVP delle Finals con tre franchigie diverse, Heat, Cavs e adesso Lakers. Quarto titolo e quarto MVP delle Finals per lui, insomma, c'è ben poco da dire sulla sua legacy. Primo titolo per Anthony Davis, che se non avesse steccato una barra due partite, forse in realtà l'MVP se ne meritava di più lui, perché effettivamente sul campo è stato più dominante Anthony Davis quando ha reso bene. Il problema è che LeBron, quando va a merda, fa 29-9. E sai com'è? Quando fa schifo 29-9 e quando va bene 40-10-9, 12-9, quant'è? Insomma, difficilmente non gli dai l'MVP. E comunque se non la domina perché non segna i liberi, quella partita non segna da 3, magari perde qualche numero di troppo, LeBron è qui. LeBron è qui nella testa degli avversari, nella testa dei compagni, nella testa degli arbitri, nella testa dei commentatori, nella testa di tutti quelli che guardano la partita e domina qui le partite, ormai forse quasi più che con le gambe e con le braccia, le domina più qui. E come tutti i grandi campioni, questa è una cosa importantissima. Oltretutto, primo titolo per Dwight Howard che lo rincorreva da quel funesto 2009 in cui ha perso proprio contro i Lakers di Kobe e Pau Gasol. E secondo titolo per Rondo che in queste finals, se non fosse stato abbastanza chiaro già prima nei playoff, è proprio stato il terzo del Big Three dei Lakers palesemente. In pratica, quattro volte ha giocato bene, quattro vittorie dei Lakers. Più o meno, per farci capire, veramente gara 6 ha fatto una roba, ha spaccato in due la partita da solo. A me Rondo piace da morire, ero contentissimo inizio stagione, avevo dei dubbi perché veniva certo da un po' di stagioni che dici ma ci siamo ancora o siamo usciti fuori di testa definitivamente, perché Rondo va preso un po' così. Però LeBron se l'è messo qui, ha detto tu sei il mio pari, fai quel cazzo che ti pare, che tanto basket spieghi. Ed effettivamente basket spiega. Quando la testa è messa nel posto giusto, lui basket spiega e spiega da ormai una buona decina d'anni. E visto che il sole sta scendendo oltre che sulla stagione NBA, anche sulla mia fotocamera, e tra poco non ci vedremo più perché fa buio, chiudo qui il video. Veramente complimenti ai miei Heat, ma ancora più complimenti ai Lakers che comunque tornano sul tetto del mondo, visto che loro si dichiarano World Champ, anche se partecipano solo gli Stati Uniti. Questa cosa mi fa sempre ridere. Questa la rimettiamo nel vano segreto dove stava fino adesso e noi la tiriamo fuori fino al prossimo anno in cui si vince un altro titolo. Non lo so, speriamo, per l'amor di Dio, parlo da tifoso, speriamo. Vedremo, vi ringrazio per aver seguito tutti i video che abbiamo fatto in queste annata di NBA, una delle più strane, se non la più strana da quando esiste l'NBA. Torneremo l'anno prossimo, ci saranno anche video sul draft, video sulla free agency, ci saranno le trade, ci sarà il weekly NBA 3.0, troveremo un modo per farlo, non vi preoccupate, ho già qualcosa in testa di carino. E per concludere il video facciamo ancora un applauso per Jimmy Butler, che da rinnegato nella vita e nel basket tra Minnesota e un po' anche Philadelphia, un po' anche i Bulls, ha trovato forse il suo posto per esprimersi e gareggiare praticamente alla pari, di sicuro sul campo alla pari, mentalmente non lo so, ma di sicuro sul campo alla pari con LeBron, e quindi solo e soltanto applausi per lui. LeBron è il GOAT dopo questo titolo? Lo lascio decidere a voi nei commenti. Spero questo video vi sia piaciuto, ci rivediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video. Bella!